tutti gli amici di KingdomGame.it. Oggi proviamo insieme a voi Forza Motorsport 5 esclusiva di Xbox One. Nello specifico oggi andremo a vedere la prova Top Gear Bowling. Che cos'è Top Gear? È quel programma in onda su D-Max e diffuso in tutto il mondo, in cui vengono testate e spinte le auto nelle più disparate condizioni. Oggi andremo a vedere con la nostra Mustang come abbattere dei birilli facendo dei punti. Ora aspettiamo che la nostra Mustang sia pronta, che i meccanici ci controllino l'ambre magica che sia a posto, e possiamo partire. Dovremo tirare giù, o dovremo abbattere letteralmente il maggior numero di birilli per fare punti e guadagnare crediti. Crediti che ci serviranno a nostra volta per comprare potenziamenti o per comprare nuove auto. Ma qualora noi non avessimo abbastanza crediti per l'acquisto di auto, possiamo ricorrere alle microtransazioni. Infatti c'è una seconda valuta in gioco, gettoni, che sono acquistabili tramite microtransazioni in Forza Motorsport 5. Quindi potremo acquistare diverse tipologie di macchine o di accessori tramite questa metodologia di pagamento. Forza Motorsport 5 è un gioco disponibile al lancio di Xbox One e oltre alle classiche gare ci sono eventi speciali in cui ci sono obiettivi ben precisi da soddisfare. In Forza Motorsport 5 c'è una funzione molto carina chiamata riavvolgimento, insomma, che permette nel caso di sbagli di tornare indietro di frazioni di gioco per riaffrontare in maniera diversa una curva o un tratto di strada. In questo caso ora sbaglio clamorosamente la curva prendendola troppo velocemente, ma grazie al riavvolgimento posso tornare indietro di frazioni di gara a mio piacimento e riaffrontare la curva in maniera diversa, così da non perdere preziosi secondi in gara e mantenere la posizione. Oltre al riavvolgimento ci sono diversi bonus e malus da attivare, ognuno dei quali andrà a aumentare in percentuale la quantità di crediti da noi vinti. Potremo aumentare la difficoltà dei Dravatar. I Dravatar cosa sono? Sono degli avatar generati dalle esperienze di gioco di altri player sparsi nel mondo con i quali noi dovremo affrontarci. Quindi l'intelligenza artificiale Xbox One riproduce lo stile di guida di altri player per permetterci di giocare insieme a noi. Quindi, che dire, è un Forza Motorsport 5, un gioco da provare perché presenta interessanti novità e ogni appassionato di automobili in possesso di Xbox One è un gioco che dovrebbe avere, perché presenta diverse tipologie di gara. Quindi vi ringrazio dell'ascolto e a una nuova videoprova. Ciao a tutti!